Eccoci qua, l'azienda Polvanera, siamo in compagnia di Filippo Cassano. Allora Filippo, buonasera, anzi buongiorno, buon Buongiorno, pomeriggio, buongiorno. non diamo riferimenti sull'ora della giornata. Ci racconti un po' come nasce appunto Polvanera e qual era l'obiettivo iniziale di questa azienda? Ma in passato io facevo un altro lavoro. Ecco. Stavo nel settore del fresco, dell'ortofrutta, no? E mi è capitato di trovare questa azienda in vendita. È un'azienda zootecnica abbandonata di 10 ettari in questa contrada veramente vocata per il primitivo, perché in passato la Marchesana è sempre stata vocata per la coltivazione del primitivo, perché dicevano i nostri nonni si faceva un vino frizzante, loro lo chiamavano frizzante, fanno intendere come se fossero delle bollicine, invece loro intendevano quella frizzante, intendevano la freschezza di un primitivo. C'è un primitivo veramente molto bevibile, molto acido, molto minerale, no? Questo grazie alle caratteristiche di questa zona dove abbiamo dei terreni rossi, completamente minerali e molto calcare, sotto pieno di roccia, come vedremo dopo se visitiamo la cantina che è completamente scavata nella roccia. Io so appunto che anche dal punto di vista della produzione avete fatto delle scelte particolari, nel senso che non usate legni per l'affinamento, però avete distinto il 14, il 16, il 17 in modo da far percepire nel vino i diversi terroir, cioè le diverse vigne in cui questi vini vengono prodotti, è giusto? Certo, no? Per noi è fondamentale per la produzione del vino la diversificazione. La diversificazione però naturale, che non debba avvenire per la maturazione in un contenitore di diversa cosa. Ma la diversificazione naturale significa età del vigneto, perché c'è un'enorme differenza tra il prodotto di un vigneto giovane e di un vigneto vecchio che ha fatto i suoi anni. Come si dice, gallina vecchia fa buon brodo, non per caso. Poi la cosa importante è il terroir, cioè il tipo di terreno che è veramente vinificato in purezza da diversi tipi di prodotti, ma proprio completamente diversi. Infatti noi nel discorso della DOC, del primitivo DOC Gioia del Colle, abbiamo pensato di fare all'epoca dal vigneto più giovane, che è questo, intorno alla cantina in contrada Marchesana, il Polvanera 14. Ma 14 perché? Veniva a fare, diciamo, massimo questo vigneto, poteva arrivare a questa gradazione, essendo giovane, ma anche per quella tipologia di terra su cui è piantato. Cioè, qui non si possono fare dei vini di grande corpo, e quindi abbiamo fatto il 14. Poi ci siamo spostati in un alberello che ha le stesse caratteristiche di terroir di queste, però è un alberello, cioè 70 anni oggi. E qui chiaramente l'uva è veramente poca, ma anche all'epoca, quindi si faceva una produzione più limitata, però si avevano dei vini più interessanti dal punto di vista di corpo, dal punto di vista alcolico. Poi c'è stato il 17. Il 17 sembra un alberello vecchio, però in un terreno argilloso in contrada Montevella, una contrada vocatissima per il primitivo, dove tutti i produttori, tutti gli agricoltori di una volta desideravano avere un pezzo di vigna di primitivo in questa contrada. Perché? Perché bastava soltanto una pioggia primaverile per arrivare al raccolto, grazie alla caratteristica di questo terreno, no? Terreno che trattiene l'umidità, basta fare delle lavorazioni superficiali per non farla evaporare durante il periodo estivo e si avevano questi grandi vini completi di corpo Bene. Senti, e per far capire appunto un po' a chi ci ascolta, con questi alberelli 70 anni, che produzione possono avere per ettaro appunto in un Ma anno? dipende un po' dalle annate, dalla Certo. piovosità, dipende anche dalla legagione, dalla Certo. fioritura. Ma generalmente stiamo su una media di 30, massimo 40 quintali di uva, Di con uva. rese abbastanza bassa rispetto a uve normali. Devi essere bravo, riesci a fare un 70% in vino. Quindi immaginate, le bottiglie sono veramente poche. Certe volte abbiamo bisogno di due piante per fare una bottiglia di vino poi alla fine. Tra parentesi, sono zone
dove non si può meccanizzare. Qua vedete abbiamo un cordone speronato che non è altro che un alberello esteso, vedete? Sì, ecco qua. Mentre lì l'alberello, nella sua forma un po' invadente nello spazio, ha bisogno di lavorazione manuale. Non dico del cavallo, però c'è bisogno di piccoli mezzi agricoli tipo la motozappa, un po' di zappa anche. Purtroppo oggi non vuole zappare nessuno. La zappa salverà il mondo. Grazie Filippo. Allora andiamo in cantina e andiamo appunto a capire come continua il viaggio del vino dopo la vigna. Allora, Filippo, quindi siamo nella cantina, siamo questa, come dire, questo luogo molto particolare, perché generalmente in cantina si vede il legno, qui invece di legno ne vediamo, ma ne vediamo tanta roccia, e ci dà appunto l'idea appunto di come sotto il vigneto che cosa c'è, e poi tante belle bottiglie che stanno affinando in vetro. Quindi continuiamo appunto il discorso della vostra scelta, proprio mi sembra una scelta precisa, no? Ma certo, abbiamo deciso di affinare nell'acciaio, chiamiamolo affinamento, e vetro, che sono dei materiali completamente inerti, quindi che non cedono nulla e che rispettano anche il vino durante queste fasi, nel senso che non lo fanno ossidare. Cioè, noi molte volte corriamo dietro l'ossidazione, dietro questi contenitori, parlo per me, sia ben chiaro, questi contenitori che permettono al vino di respirare. Ma quando il vino respira, perde anni, perde il suo tempo. Il vino, almeno per me, va fatto respirare quando lo versiamo nel bicchiere. Se noi abbiamo fretta di berlo, lo lasciamo lì e diventa, si trasforma. In un quarto d'ora viene una magia eccezionale di un vino che è stato sempre chiuso o ha respirato poco, e poi ce lo gustiamo nelle varie fasi dell'ossidazione del vino, che va sempre in meglio. Con questo sistema, grazie anche alla zona molto vocata per la longevità, noi riusciamo ad avere un invecchiamento molto molto più lungo. In passato si diceva che il primitivo non è un vino adatto all'invecchiamento. Ma chi l'ha detto? Sono assurdità. Noi apriamo le nostre prime bottiglie 2005 e sono eccezionali. Non sei in grado di valutare quanto tempo potranno ancora vivere. Non si nota assolutamente il senso dell'invecchiamento, il cambiamento del colore verso il mattonato. Assolutamente no, perché ci abbiamo tenuto a conservarle lontano dall'ossigeno. È bello appunto che poi ognuno, grazie a Dio, nel vino non c'è una ricetta fissa, ma ognuno in qualche maniera appunto ha un pensiero, e poi noi che poi alla fine godiamo di questo prodotto abbiamo anche diverse sfaccettature, no? Diverse tipi di pensiero intorno al vino, e questo è un bellissimo pensiero anche, no? Che può essere anche in antitesi rispetto comunque ad altri produttori che invece fanno altre scelte come tipo di situazione. Poi l'altro cosa appunto che volevo un po' capire, vabbè, e quindi diciamo che poi i fatti ti danno ragione, questa è la cosa bella appunto, che poi al di là delle teorie. L'ultimo appunto invece volevo capire un po' con te questa sperimentazione che tu fai invece per quanto riguarda un po' questi vitigni autoctoni che stai un po' recuperando, ce ne parli proprio? La nostra Puglia è bellissima, e c'ha anche una grande storia, è un grande patrimonio vitivinicolo, no? A me piace andare a scovare notizie, parlando con gli anziani, con dei vignaioli che ormai sono in pensione, che però la mattina la passeggiata nel vigneto se la devono fare, che parlano di queste varietà antiche, di questi nomi strani, che magari adesso non riusciamo neanche a vedere. Tra tutte queste, una che mi ha colpito è il Somariello Rosso. Ma è un sussumaniello? No. Somariello Rosso è un'uva con la bacca rosata addirittura, quindi non so se si potrebbe fare un bianco o un rosato francese, no? Perché ormai noi pugliesi ci stiamo francesizzando nel colore del nostro rosato.
per me è un errore perché dovremmo andare con la nostra tipicità. Rosato pugliese deve essere pugliese, rosato francese o facessero i francesi. Il nostro rosato ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Allora, questo diciamo, siamo un po'... A me piace appunto ascoltare gli anziani. Tra queste cose è nato anche il grechetto, cioè in Puglia l'origine del grechetto, un clone particolare del greco, il montonico, addirittura in Puglia si è coltivato un secolo fa il montonico. La cosa che più mi ha affascinato, vabbè, ma ormai questa è una varietà che si sta diffondendo, è il sussumaniello. E quindi ho deciso di puntare l'ultimo impianto che ho fatto di sussumaniello. Però poi vedremo che utilizzo ne faremo, dipenderà dal giorno che maturerà l'uva e che cosa mi va di fare con quell'uva, quindi sperimenteremo al momento. Non abbiamo dei programmi, ma viviamo un po' così alla giornata. Perfetto, grazie Filippo. E allora aspetteremo il tempo giusto per assaggiare questi nuovi vini con questi vitigni. Grazie. Grazie a voi.